tutti, bentornati sul mio canale. Allora, se mi avete già visto truccata e vestita così è perché prima di partire sto girando qualche video in modo da non lasciarvi senza mentre sarò via qualche giorno. E questo è un video che gira, ho visto in America, si chiama If I Only Can Take 10, una roba del genere. Comunque, io l'ho reso a modo mio e si chiamerà Se solo ne potessi tenere 15, perché 10 per me è impossibile. Quindi ho pensato, ok, viene, lo svuota tutto, mi porta via tutta la mia makeup collection, non ho più niente, posso tenere solo 10 prodotti, 15 prodotti. Ok, e mi sono messa lì a pensare, ragazzi, ci ho messo almeno 20 giorni a preparare questo video, perché preparavo la lista, poi toglievo, poi aggiungevo, e alla fine queste sono le cose che io terrei. Punto. Allora, prima cosa che io terrei, cerchiamo di andare in ordine di makeup se possibile, terrei un primer. E se potessi tenerne uno solo sarebbe certamente il Dior Skin Forever and Ever Wear. Io adoro questo primer di Dior, è già il secondo e questo qua è quasi finito, quasi vuoto, sentite? Anzi, mi sa che sono arrivata in fondo anche a questo e mi serve il terzo. Ha un SPF 20 ad ampio spettro e terrei solo questo perché? Perché fa tutto. È un primer levigante, illuminante, mi aumenta la durata del trucco, è bellissimo in foto, è leggermente cromo correttivo, è tutto quello che io voglio da un primer se potessi averne uno solo. Poi, fondotinta, ci ho pensato tantissimo, perché ho pensato, se ne posso tenere uno solo mi deve andare bene in primavera, in estate, in autunno, in inverno, non mi deve stancare, mi deve durare, deve andare bene agli eventi, ma anche da tutti i giorni. Alla fine ho deciso che terrei il Dior Backstage. Perché terrei questo? Perché innanzitutto è un fondotinta waterproof face and body, è il fondotinta più stratificabile che io possiedo. Passa da una coprenza sheer a una coprenza alta, solo stratificandolo. Non mi va via nel baffetto in estate quando sudo, ma è bellissimo anche in inverno per una base full glam. E è idratante, ma non è unto. È perfetto, ma non è secco. E quindi riuscirei a farci tutto l'anno. Ho diversi colori e per me è un fondotinta fantastico, e se tenessi uno solo terrei lui, in modo da essere sicura da avere un prodotto che si può adattare a tutte le stagioni e a tutte le occasioni, e per tutte le occasioni. Correttore, diciamolo in coro, 3, 2, 1, Tarte Shape Tape, mi dispiace, tengo uno, tengo lui, punto, non c'è niente da dire, me ne parlo da anni, tengo lui, fine. Poi, cipria, anche qui. Se ne potessi tenere una sola, sarebbe una che mi deve andare bene per il contorno occhi, andare bene per il viso, levigare la grana, tenerla matte, ma non spegnerla, non deve essere troppo asciutta, non deve essere troppo idratante. Alla fine, Pitch Perfect di Too Faced. Io, guardate che botta gli ho dato. Cioè, io adoro questa cipria. È molto profumata, ma a me non dispiace. È leviga, photoshoppa la pelle. È la cipria più photoshoppante ma non disseccante che io ho mai usato. Non è perfettissima per un contorno occhi secco, ma si può usare anche lì e va bene sempre. Primavera, estate, autunno, inverno, è bellissima in foto, non fa flashback, tiene bene la lucidità del viso ma non asciuga troppo la pelle, è perfetta. Poi, so che devono essere 15, però ho barato perché in alcuni prodotti vi ho dato due opzioni, ma voi fate finta, diciamo che 15 è un numero indicativo. Poi, e bronzer, se ne potessi tenere uno solo, io ho la mania delle terre, lo sapete, ne compro tante, è un prodotto che adoro, ma se potessi averne solo una, sono certa che sarebbe il Butter Bronzer di Physician Formula, a parte il profumo paradisiaco. È una terra che posso usare sia da contouring che da bronzing, è long lasting, è matte ma non è flat, non è piatta, ha un colore molto bello, si sfuma benissimo, è bellissima. Cioè, guardate che solco che ha, guardate che roba. E poi sembra comunque rigenerarsi di notte, mi piace tantissimo, e potresti tenere una sola terra e lei sicuramente, ci ho pensato molto. Però blush, qui ho barato, vi do due opzioni, perché anche tenendo pochissimi prodotti dovrei averne uno freddo e uno caldo, in modo da abbinarlo più o meno al rossetto e al mood del make up. Allora, cosa voglio da un blush? Voglio che mi perfezioni la grana e non me la enfatizzi, che mi duri tutto il giorno e che non mi faccia macchia. Il primo che terrei sicuramente è degli Instain di The Balm, per me migliori blush di sempre, del colore Argil, che è un rosa stupendo. Una di voi mi ha detto, Giulia, fai scorta perché stanno andando fuori produzione, e io sono giù di testa. Se non ci fosse più Argil, che non avessi più la formula degli Instain,
probabilmente terrei Amuro di Nars, però finché c'è l'instain tengo lui. E poi anche qui 3, 2, 1, diciamolo tutto in coro, Rouge Profonde di Chanel, che era uscito nella collezione Le Rouge numero 1. Per me è un blush perfetto, perché è rosso ma non è rosso, è luminoso ma non troppo, è long lasting, è tridimensionale, è il colore delle guance che si arrossano naturalmente, è la perfezione. Io lo adoro, si dosa, non fa macchia, è bello anche su incarnati molto chiari. Per me è la perfezione questo blush, punto, lo adoro. Poi, illuminante. Se ne potessi, ho pensato tanto, ma tengo una palette di illuminante. Alla fine, se dovessi tenerne uno solo, uno che so che non mi tradirà mai, che riesco a dosare, anche se è sempre, perché a me piacciono sbam, però è bello anche come ombretto, è bellissimo. Terrei certamente Rodeo Drive di Ofra. Cioè, guardate quanto l'ho usato, è imbarazzante. Questo illuminante, e in generale gli illuminanti di Ofra, sono... Se provate gli illuminanti di Ofra, poi tutto il resto vi sembra noia, perché sono i più carichi che io abbia mai provato, insieme a pochi altri. E Rodeo Drive è uno champagne dorato perfetto. Se non avete mai provato e volete un illuminante, fidatevi di me. Poi, mascara. Anche qui ho barato, perché ne terrei due che contano uno. Sono ovviamente i miei due di custodio. Se non avete visto il video Bye Bye Ciglia Finte, guardatelo perché credetemi, vedete perché terrei loro due. Volumizing ed extension. Passo prima il volumizing su tutte le ciglia e poi passo l'extension che gli dà la curvatura e l'effetto ciccionissimo e io ottengo veramente un effetto ciglia finte. Quindi terrei senza dubbio loro due. Poi dovrei tenere qualcosa per forza per le sopracciglia, ovviamente. Cosa terrei? Ci ho pensato molto e ho deciso che terrei la Brow Blade in Brunette Betty. Perché? Perché di qui ho proprio il pennarello waterproof da fare l'effetto pelo. Quindi quando non voglio fare una roba strutturata mi disegno qualche peletto e sono pronta. Di là invece ho la matita. Una matita micromina perfetta proprio per ridisegnare tutto l'arco. Se invece voglio fare un effetto full glam, riempio con la matita e poi disegno i peletti col pennarello. Perciò ho due prodotti in uno, adoro. Poi, setting spray. Ho detto, cavolo, non potrei stare senza un setting spray. Ma non può essere solo setting spray, perché vorrei che mi aiutasse anche a intensificare i pigmenti quando mi trucco, piuttosto che creare un eyeliner con un ombretto, piuttosto che togliere l'effetto polveroso, piuttosto che idratare la pelle sotto il trucco. Alla fine, sicuramente terrei il Fix Plus. Scusate se sentite dei rumori, eh. E terrei il Fix Plus di MAC. Questo è il Lavender, ma è indifferente. È il nuovo che ho aperto perché ho appena finito Coconut. Quello al cocco. E quello alla lavanda, se vi piace la lavanda, è buonissimo. Terrei lui, perché ha mille e una funzioni. E quindi certamente terrei lui. Poi, non potrei non tenere una matita labbra. E anche qui penso che nessuna di voi e nessuno di voi abbia dubbio su quale sarebbe. 3, 2, 1. 01 di Custodio! La matita perfetta. Questa è la matita labbra perfetta. È la terza che finisco in carriera. È un nude bellissimo. Non è troppo caldo, non è troppo freddo, non è troppo marrone, non è troppo rosa. È perfetta. E ultimamente la sto alternando molto alla 05, che invece parte da un concetto di perfezione ma a base rosata. Questa è più a base marroncina, quella è a base rosata, però la uso sempre. Poi, dovrei tenere una matita occhi. Se potessi averne una sola, certamente non sarebbe nera, perché uso molto più il marrone del nero. E dovrei fidarmi. Allora, io vi avrei detto immediatamente la Kohl di Pupa. Purtroppo, però, era in una limited edition. Si chiamava, se non sbaglio, Pink Muse. Io ne ho comprate tre di backup. Finite quelle, mi devo. Era la miglior matita mai provata. Ad oggi terrei la Marc Jacobs nel colore Earthquake, che è un bel marrone scuro. Queste matite qua di Marc Jacobs hanno una durata che è imbarazzante. Questa è un marrone quasi nero. C'è anche Brownie, che invece è più calda. Questa ha tutti i vantaggi del marrone, assomigliando però molto al nero. Durata eccezionale, quindi terrei lei. Ultimi prodotti e poi siamo in fondo al video. Allora, rossetti, dovrei tenerne due, per forza. Uno nude, che non mi stanchi mai, e uno da eventi, da cerimonia, che non mi stanchi mai. Questi
Quello da eventi lo sapete già perché ogni volta che vado a un evento mi scrivete, mi rispondete alle stories con scritto Giulia, hai addosso questo rossetto? E la risposta è sì, è sempre lui. È sempre il 999 matte di Dior. Per me è il rossetto, non un rossetto, ed è l'unico rossetto rosso nella mia vita che ho finito. Ed è una cosa che non mi è mai successa. È la formula dei matte di Dior, è la perfezione, sono velluto, non sono troppo asciutti, non seccano le labbra, durano tutto il giorno ma non fanno pieghe, non fanno grinze, tengono i bordi, sono perfetti. E questo colore è perfetto. È perfetto. E poi terrei un altro dei pochissimi rossetti che nella mia vita ho finito e ho appena ricomprato. E sto parlando di Milf di Mulac. Questo l'ho appena ricomprato perché avevo finito. È un nude bellissimo perché? Perché ha una base calda, ma è contaminato da del pesca e da del malva. Quindi c'è questa componente fredda e calda insieme e mi piace tantissimo come mi sta. Ed è adatto, secondo me, a tutte le stagioni. Io con questi due sarei a posto. Avrei tenuto magari anche un gloss, ma poi facevo gli unici 35 prodotti che terrei. Non aveva più senso questo video. Ultima cosa che manca sono gli ombretti. E qui non ho saputo decidere, perciò vi do due opzioni. Dovendo tenerne solo due ho pensato, deve andare bene in estate, in inverno, per un trucco da tutti i giorni, per un trucco da cerimonia, per un evento, per andare in ufficio. E subito ho pensato, boh, terrei la soft glam, perché ho del nudo nudo, dello scuro scuro, c'è un nero, c'è il chiaro, ci sono dei colori un po' più freddi, eccetera. Però sono andata molto in crisi per un'altra palette e ho detto, cavolo, forse invece terrei la 39A Dare to Create di Morphe. Perché? Perché qui ho anche dei pops of color, quindi ho tutto quello che ho nella soft glam, ma in più ho dei verdi, dei blu, degli ottanio, tutti nudi, dei borgogna. Io con questa palette ho tutto quello che mi serve e potrei tenere solo questo. Quindi alla fine, ragionandoci, ho pensato no, terrei lei. Questa è per me la più bella palette di Morphe mai uscita, nonché quella insieme alla Jaclyn Hill, ma ve l'ho già detto, che ha la qualità migliore. Ho fatto dei trucchi che ho adorato con questa palette, in particolare con tutto questo segmento di colori. Guardate che belli anche i verdi in questa palette, guardate il livello di scrivenza. E poi qui ci sono tutte le transizioni che potrei utilizzare anche per il contouring. Quindi probabilmente sì, terrei la 39A, potendone tenere una sola. Bene, questo è tutto quello che terrei se dovessi dar via la mia makeup collection, cosa che non farò mai perché non vivrai senza la mia makeup collection, no scherzo, però è divertente pensare a questo e pensare veramente a quei prodotti che per noi sono irrinunciabili. Fatemi sapere se vi va nei commenti quali sono i vostri irrinunciabili, quali sono quei prodotti che mi dite Giulia, io senza di questo non posso più stare, sono molto curiosa, fatelo sapere. Un bacione!